Delle compagne di squadra. Chiesa gremita per l'ultimo saluto a Giulia e Tuma per gli amici Giulia, la giovane promessa della pallavolo azzurra, precipitata dalla finestra dell'albergo di Istanbul dove si trovava con la sua squadra, la Igor Novara. A ricordarla qui dove sportivamente aveva mosso i primi passi è Aurora Cannone, ex compagna di squadra all'oratorio San Filippo Neri. Era una ragazza fortissima, con tanta energia, tanta forza dentro di sé. Quello che gli è successo non doveva succedere. Presente alla cerimonia anche il ministro dello sport Andrea Bodi, accompagnato dal presidente della Lega Volley e dal sindaco di Novara. Una morte incomprensibile, imprevedibile, un dolore troppo grande, troppo ingiusto, ha scritto nel suo messaggio l'arcivescovo di Milano Mario Delpini, mentre Don Ivan Bellini nell'omelia ha invitato a parlare delle crisi per affrontarle. Le paure vanno dette, le paure si devono esprimere per poterle così cacciare via. Toccante il messaggio finale di un amico di famiglia. Giulia aveva un grande progetto, voleva andare all'università. Bisogna agevolare i giovani atleti che vogliono continuare a studiare al di là dei risultati sportivi.